Ma quello sta ancora a fare i colloqui. Buongiorno signora Attili. Buongiorno. Buongiorno signora Attili, lei è la mamma di Marco, vero? Sì. Perché? No, perché così, siccome è la prima volta che ci vediamo, prima non veniva mai a colloquio con i professori, quindi mi fa piacere conoscerla. Piacere, io sono professore di suo figlio, Ma insegno. perché mio figlio me lo proibisce di venire a parlare con i professori. Addirittura, Sì, allora certo, e lei se lo fa proibire, giustamente. vabbè, insomma, più complicato di così. No, cioè, no, il Comunque, rapporto, diciamo, sì, no, non insomma, voglio ci adesso, sta. non voglio interferire nel rapporto fra voi due, però se il genitore viene a scuola ogni tanto a parlare col professore, ci sta, questo a prescindere dalla volontà del figlio. Vabbè, ma questo comunque. Senta, volevo chiederle, voi avete a casa dei problemi di connessione, di qualche natura, non so, la linea che non va tanto bene, il wifi che balla? Guardi, io di queste cose non capisco niente, però mi sembra di no. Lui gioca sempre alla PlayStation, vedo. Poi quando si chiude in camera, io di quello che succede lì dentro non so niente, è off limits la No, sua stanza, io lo dico io, diciamo. facciamo la lezione la mattina, come si ricorda quando andava a scuola suo figlio, no? Adesso la fate online? Ah, bella Non idea, so. eh? Ah, bella idea. No, sì, no, Sì, sì. glielo dico, sono 2 mesi e Quindi la mezzo. fa? Sì, tendenzialmente sì, direi di sì. Facciamo questa DAD da un po', da 2 mesi e mezzo, che lei sa sicuramente. La DAD, signora. No, no. La didattica a No, distanza. sono queste sigle strane che non so, No. DPCM, DAD, non lo so. Sì, Cos'è no, la noi non DAD? facciamo DPCM, quella è un'altra cosa, noi facciamo ADAD. ADAD che è la didattica a distanza. Cioè io faccio la lezione, suo figlio ascolta la lezione, però proprio quando lo interrogo, Interessante. sì, è abbastanza interessante. Gli altri interrogo e immediatamente mi rispondono. Poi dico, Marco, mi dici, mi rispondi tu, puff. E salta la connessione, capito? Allora, quindi per questo chiedevo, non è una scusa, ecco, lei No, no, conosce. no, guarda, mio figlio è un ragazzo un po' particolare, molto sensibile e ha un problema di autostima, un'autostima molto bassa. È probabile che in questo periodo di quarantena fosse diventato un po' più fragile, più insicuro, si sarà sentito incompreso, non lo È so. incompreso, signora, se non parla, come faccio a comprenderlo? Se posso dire. Per tutto il resto dell'attività scolastica mi sembra anche molto sicuro di sé, sicurissimo, vivace, a volte pure troppo, a volte pure un po' coattello con gli amici, insomma, sa quell'atteggiamento che hanno i giovani, che No, no. Professore, così. scusi, no, 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 questa è proprio una fake news, È una fake news. cioè, ma lei scusi, ma da quali fonti può aver avuto questa notizia su mio figlio che è un coatto? Io sono la madre e credo di sapere molto meglio di lei come mio figlio. Mio figlio è un ragazzo assolutamente fragile, è un insicuro ed è proprio in questo modo che si fanno i danni alla psiche di un ragazzo. Voi gli togliete la sicurezza, voi gli fate credere quello che non è. Per cui poi lui per dimostrare quello che non è, magari finge una sicurezza che non ha, esce strada a spavaldo senza mascherina, si becca il virus, e a chi lo diamo la colpa? A chi ha da? Ma Marco, signora, a chi vuole da? Eh no, caro professore, io la do a Come lei la colpa e lei se la prende tutta. no? A Ma poi me. scusi, ma parliamoci chiaramente, ma che serve studiare? Ma come che serve Questi studiare, testi che signora? cambiano in continuazione. Ma poi un'altra domanda, ma io al mare ci potrò andare quest'anno? Ma mo che Lei me lo sa c'entra? dire? No, me lo dica. Ci posso andare io al mare? Perché mettiamo che io vado al mare, il mio vicino si mette la crema solare, passa la folata di vento, arriva fino a me, io mi becco l'infezione. E chi è responsabile di questo? E allora al mare ci si va con la mascherina o basta la protezione Non lo solare? so, E poi signora. un'altra cosa, no? Ma fare pipì nel mare sarà permesso o ci toglieranno pure questa possibilità? Non lo so, No, adesso. perché io sono abituata a nuotare e a volte è fredda l'acqua faccio la pipì. Adesso Scusi. non sarà più consentito da questo governo fare questo? Non lo Lui mi so. guardava con quella faccia, si vede che lei è uno che piscia nel mare, si Io. vede? Ma Sì, lei come ce si l'ha con la permette? faccia di uno che entra e piscia, è vero. Ho Ci capito. toglieranno anche questa Vabbè, possibilità? Scusi, stavamo è troppo, parlando. veramente. Ma Dai. guarda questo che tipo, ma è incredibile. Io mi aspettavo una risposta da lei, è professore. Qualche ulteriore elemento per Ma non mi avere lascia qua, come maggiore si esce da se questo? dobbiamo attenderci.